Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Shrek 2. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova partita. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con il lungo cammino, con tutte le missioni completate. Sono ritornato nel livello, sono andato a parlare di nuovo col commerciante e ho comprato gli oggetti. Non mi ricordo se tutti, ma comunque almeno un altro l'ho comprato. Poi ho scoperto una cosa che, mea culpa da bambino, probabilmente non ci ho mai fatto caso. Andando nell'album ti fa vedere tutte quante, diciamo, le missioni completate hanno una fotografia. Fotografia ovviamente minuscola che non puoi neanche guardare, però in questo caso c'è un piccione che sta soffrendo. Aiuto! Oppure in questo caso la draghessa ha una faccia un filino strana. Questa è bellissima con il pollo. Adesso vi ammazzo tutti. Bellissimo. E infine andando negli extra, non ci sono cose come solo il trailer di Shark Tale, ma ci sono anche dei minigiochi. E io questa cosa non la sapevo, è fantastico tutto ciò. Comunque, continuiamo con la fattoria di Jack e Jill. Uova strapazzate, pianta in pericolo, gallinvasione, lago nel pagliaio, pomodori assassini, 12 fagioli magici e vermi. Vermi, semplicemente. Cominciamo. I nostri eroi si trovarono a dominare miglia di terra coltivata, perché sembrava che l'acqua che veniva estratta dalla cima della collina avesse proprietà magiche. Nonostante una probabile fattura cranica di Jack, lui e Jill capirono che l'agricoltura biologica poteva farli ricchi. Giustamente, l'acqua è magica, perché no? Diciamolo, a chi non piace un'insalata fresca e naturale delle dimensioni di un drago? Anzi, di un drago obeso. Ma dai! Insomma, basta vedere quanto sono grosse quelle carote. Cioè, ho capito, però, scusami. Vediamo cosa c'è qua in giro. Nel punto iniziale c'è sempre un fagiolo nascosto. Ormai l'ho capita, basta tornare indietro per trovarlo. Mele, ok. Ok. Cadono mele se picchio l'albero. Ne cadono all'infinito? Sì, e vengono assorbite dal terreno. Guarda come si sciolgono e tornano giù. Io intanto rompo tutto quanto, che si sa mai che ci sia qualcosa di nascosto. Queste sono arance. Anche le arance vengono assorbite di nuovo dal terreno. Mamma mia, ste carote. Va bene tutto, ma sono un po' troppo grandi ste carote. Cioè, marciscono prima che uno possa mangiarle. Scusami. Ah, ok. Ma dai! Ma che cosa mi vuol dire tutto ciò? Ma che cazzo? Allora, nell'acqua io non ci cado perché sono un gatto e potrei farmi del male. Vediamo se ci sono sempre fagioli nascosti. Ah, eccoli qua i vermi. Devo trovare le mele giganti. Ok, ok. E fino a qua ci siamo. Abbiamo il biscottone per il biscottino. Abbiamo di nuovo sto coso pungiglioso. Aspetta, ciuchino. Ecco qua, più vicino. La madonna. Abbiamo sto coso pungiglioso che ci fa tanto male se non lo distruggiamo con i zoccoloni di ciuchino. Qui vediamo, serve biscotto. Era abbastanza palese. E mia cara mucchina, vieni che abbiamo bisogno del tuo aiuto. Però prima, come sempre, facciamo un giro per vedere se c'è qualcosa di nascosto. Muoviti. Aia. Scusami, adesso mi muovo. È aperto il passaggio, maledetta. Muoviti. A parte che questo è maltrattamento sugli animali, Va bene tutto, ma stiamo facendo muovere una mucca continuando io a suonare la campana. A parte che queste... Ti ficco un forcone nell'occhio. Pensavo ce l'avessero in mano. Aspetta. Ok, sono morti subito. Ah, tra l'altro i potenziamenti, esatto. Ho comprato la zuppa degli orsi, l'anello orchesco, la pentola d'oro che già avevamo, il trifoglio che ci aumenta 8 punti di salute al minuto, quello l'avevamo già comprato. Il cuore d'oro ci manca, devo tornare in quel livello perché non avevo abbastanza soldi. Sinceramente preferisco avere più forza, la rigenerazione al minuto, che tanto stiamo mezz'ora a livello, voglio dire. E il cuore d'oro
Me la posso cavare. Poi abbiamo rigenera altri 8 punti al minuto, aumenta di altro 6 l'attacco e aumenta di 9 la salute, voglio dire. Qui abbiamo il doppio delle monete, 1 di forza, veramente poco, e 3 di salute. Allora, mangiamo un po' di carote. Adesso ho voglia di carote, santo cielo. Ste carote giganti, quasi quasi se ce n'è una in frigo dopo me la taglio a metà e me la mangio qua davanti a voi, giuro. Che tra l'altro, forse tipo, no spoiler, ma un po' di spamming, qualcuno mi aveva detto sul canale Twitch: potresti fare come ricompensa dei tuoi punti il mangiare qualcosa in live. Vediamo. Ah, aspetta, serve biscotto qua. Ho visto un... come si chiama? Un bersaglio. E c'era anche un fagiolo nascosto. Per fortuna. Questo era anche abbastanza visibile. Api. Come devo fare? Agmi a metri, ma dai. Vediamo cosa devo fare. Dove andà? Scusami. Scusami, qua c'è... o roba del genere? Ah, aspetta. Specchio, dimmi tu. Le api amano il miele, giusto? C'è qualcos'altro di dolce che potrebbe piacergli? Ho capito cosa devo fare, ma mi sa... è una cattiveria tutto ciò. Dai! Ma poverine le api! Ehi! Voi non siete Jack e Jill! Ho visto il gatto spostarsi così! Ci prendiamo cura di questo posto mentre Jack e Jill sono in vacanza! Ciao, ma non siamo molto bravi! Siamo pigri e poltriamo tutto il giorno! Chi l'avrebbe mai detto? Con qualche lavoretto? Oh, solo se uno di questi lavoretti prevede la consegna del pacco a casa della fata madrina! A parte fatto! Girate per fattoria e cercate una di noi per avere incarico! Ok! Cercate uno di noi. Toccami i bottoncini. Vabbè, l'importante è che se sia andato. Tanto da dietro non ci devo più andare. Allora, qua c'è il fienile. Le galline. Dovrò farci qualcosa con queste galline. Qua ci sono il campo di grano. Qua c'è la stia, pianta di fagioli. E qua ci sono i pomodori. Il pozzo, non leggo, di Jack. Io inizierei dal pozzo di Jack. Vediamo che cosa ci nasconde. Ciao. Noi porcellini dobbiamo prendere l'acqua da un pozzo in cima alla collina di Jack, ma è sorvegliato da pomodori giganti e zucche assolutamente diaboliche. È molto pericoloso. L'altro giorno cos'è stato quello che è esploso? È salito ed è sceso sotto forma di insaccato. Potete aiutarci? Ma poverino. Va bene, sì. Oh, non sto più in me dalla gioia. Dalla gioia. Ok, porcellino. A parte che quello a me non... Momento eroico. A parte che a me quelli non sembrano pomodori, ma sembrano mele giganti. Però, dettagli. Vediamo, allora, con calma. Fammi vedere che cosa abbiamo qui. Qua c'è anche l'uscita, tra l'altro, nel caso me ne volessi andare. Corri, biscottino. Ma c'è qualcosa tipo di nascosto che io... posso prendere dagli oggetti che rompo a parte i soldi? Secondo me no. Cioè, se rompo le verdure non c'è niente di nascosto. Aspetta. Ah, mi sembrava ci fosse un fagiolo qua, scusami. Niente, non c'è proprio nulla. Neanche lo spaventapasseri mi dà niente. Che gioia. Va bene, la smetto di rompere le verdure. Corri, corri, corri. Dai, però qua era palese che ci fosse qualcosa di nascosto, ma scusami. Facciamolo passare. E eccoci qua, perfetto. Allora, con calma, mi stava per investire. Come fa a girare da questo lato, scusami? Giusto per capirci. Ah, ce n'è uno che cade dall'alto, ma... Dio santo. Allora, qui dobbiamo fare con un attimo di velocità. C'è un uovo d'oro qui. Allora, con calma. I fiori reggono il mio peso. Ok, per fortuna non si chiudono su se stessi. Biscotto, salta. No, devo rifarmi momento, tutto. Ok, rieccomi qua. Biscottino. Attento a non cadere. Aumentiamo un po'
Lo zoom, perché io non ci vedo, non so dov'è che devo saltare. Ecco fatto. Un po' di soldi extra. Qui c'è qualcosa, sì, c'è un altro uovo d'oro, quindi per quanto in realtà i soldi non ci servano in modo così prepotente, per sicurezza li prendiamo tutti, che si sa mai che al prossimo livello il mercante richiede, che ne so, 5.000 monete a oggetto. Un po' stronzo quel mercante lì, eh. Ok, a questo giro ci siamo arrivati. Facciamo passare sti pomodori mele giganti. Vedo anche delle zucche cattive là. Ok, con calma. Ok, pensavo che quel meccanismo funzionasse a qualcosa. Girate così, io passo, perfetto. Via un po' di zucche cattive. Ecco fatto. Ho visto fagiolo, per fortuna. Aumentare la visuale così è stata la cosa migliore che potessi scegliere. Il punto è: dove salgo? Non so se ci arrivo qua, Aspettiamo che i pomodori passino, si sa mai che... Ecco, lo sapevo, porca miseria. Eh no, ci arrivo. Lo sapevo che un pezzo di pomodoro mi avrebbe fatto male. No, no, perché salti nel momento sbagliato? Ok, rieccomi di nuovo qui. Aspettiamo che il pomodoro si rompa. Ok, io ho paurissima perché i salti hanno una distanza strana in questo gioco. Non capisco a volte dove finirò saltando, quindi scusatemi se ci metto un attimino di più, ma mi sto cagando in mano che cado di sotto e crepo. Perfetto, facciamo che passare di nuovo i pomodori. La vita sarebbe più facile se fosse un grappolo. Perché la distanza è così sbagliata in questo gioco? Il fagiolo era già stato preso, per fortuna. Mi ero dimenticato che i fagioli non contano come le monete se li prendi. Ok, per fortuna. Ripassiamo qua dentro. Aspettiamo che girano. E ora eccoci qua, per fortuna. Qua c'è un altro fagiolo nascosto, fantastico. Calmo. Calmati. Chi farebbe male un biscotto? A quanto pare un pomodoro. Allora, con calma. Olè. E un altro fagiolo viene da me. Questi comunque non è magia, questi sono OGM. Ecco fatto. L'acqua dal pozzo è stata presa. E questo è andato. Oh, ma guarda, un'altra scatola demoniaca. Ecco fatto. Ma perché ridi come Pippo adesso? Qua c'è il campo di grano. Aspetta allora, Via ste carote. Qua mi sa tanto di oggetto nascosto. Vedo un'ombra lì, Aspetta un attimo. Eccola lì. Lo sapevo che c'era qualcosa di nascosto. Uccidete quella zucca, per favore. Ciuchino? Ehi, non era pronto! Ciuchino, ti stanno attaccando. Oh, mi sorprendo. Ecco fatto, di me stesso. Vi ho salvato di nuovo la vita. Non ci arrivo. Aspetta, proviamo con biscotto, che biscotto mi sembra che si muova un po' meglio in aria. Non ci arrivo, di poco tra l'altro. Ecco fatto. 5 fagioli magici. Occhio a non cadere in acqua, che qua se no moriamo. Ma c'è un campo di girasoli. E c'era un fagiolo nascosto. Guarda che stronzi. Guarda che stronzi che sono, che te li nascondono. Allora facciamo aspetta. Vuoi vedere che qua devo fare qualcosa con le galline? Può essere. Ah, qua c'è un nuovo nascosto. Grazie. Allora facciamo una cosa.
prima di entrare in ogni livello, adesso giriamo un po' tutta la mappa generale, vediamo se ci sono altri fagioli nascosti e poi entriamo dentro un livello. Ad esempio, guardane un altro qui nascosto, bastardi. Allora, ammazziamo un po' di api per quanto sia sbagliato farlo. Ricordatevi, non uccidete le api perché non si fa. Le api sono buone. E qua c'è un altro verme dentro una mela. Dove... Ah, eccolo là, l'ho visto. Intanto mi prendo il verme. Ok, non posso ucciderle finché... Allora, facciamo così, aspetta. Andate. Ecco fatto. Basta alveare. Vai, vai, andatevi ad ammazzare. Per quanto... Poverine. Poverine. Aspetta, 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 alveare. Ecco fatto. Quindi, se non c'è qualcosa da attirare, le api vanno ad aggiustare l'alveare. Molto giusto, eh. Allora, intanto aumentiamo la larghezza della mappa. Oh, guarda un po'. La pozione... Prendi il verme. La pozione di vita per adesso la lascerei lì. La lascerei lì perché si sa mai che possa servire. Quindi siamo a 7 fagioli. Già, un buon numero. E 6 vermicelli. Siamo a più di metà con tutte e due le cose, per fortuna. Proviamo da questo lato, vediamo che cosa c'è. A parte sempre sta scatola infernale. Ecco fatto, basta aspettare, lei viene da te. Lì c'è un altro fagiolo, lo vedo. Vieni qua. Bastarda, mi hai colpita prima che lo colpissi io. Ecco fatto. Vai Ciuchino, colpisci. Non sono il tuo frullino da frullare. Dio santo, che colpo incredibile. Allora, devo capire come entrare qua dentro. Ci deve essere un modo semplice per farlo, tipo spaccare il lucchettone. Allora, altro fagiolone. Rompiamo le carote, perché sì. Perché c'è una mela nascosta dietro. Verme, vieni qui, bravissimo. Ce ne mancano solo 3, dai. Sono confidente che li troviamo tutti al primo giro. Il pozzo l'abbiamo già visitato. La pianta di fagioli e la stia, adesso vediamo. Ah, ecco, i prossimi fagioli dovrebbero essere qui, ne ho appena visto uno. Allora, sali. Occhio al pesciolino. Ecco fatto. E questo, andato. Lì ci sono degli stronzoni. Gatto? Gatto, sali per favore. Occhio alle spine. E no, e devi saltare però. Salta e sali. Salta e sali. Salta e sali su. Ed ecco qui una leva. Ovviamente. Sì! Mamma mia. Il gatto a 9 code è la cosa più potente che c'è qui. Allora, qua c'è una scatola per Shrek. Ok, la scatola però a cosa mi serve? Ah, per salire qua sopra, giustamente. Ok, vai Shrek. Prendi la scatola. Prendi la scatola, bravo. E mettila qui. Micio, sali tu per favore. Che salti abbastanza in alto. E tira la leva. Miau. Alla ecco grande! Fatto, perfetto. E ora ammazziamo sti villici. Credo in una tortiglia. No, un colpo fortuito. Aspetta. Adios. Ecco fatto. Allora, qua per proseguire dobbiamo sicuramente fermare la lama. Ah, c'era un altro lavoro nascosto qui. Ma pensa un po' che stronzi. Biscottino. Vai, distruggi. Ok, il bastoncino magico non distrugge le carote. Buono da sapere. Comunque ho capito che questo livello è come quello di Molto Molto Lontano. Sono tanti minigiochi in un'area grande dove ci sono abbastanza fagioli, probabilmente alcuni nascosti dentro un livello,
altri sono tutti fuori. Ok, vieni da me. Gli altri porcellini hanno tagliato la pianta di fagiolo di Jack. Pensavano fosse cicoria. Ma come? Tento di farla crescere un'altra perché non se ne accorga, ma i ratti continuano a mangiarla. Potete aiutarmi? Volentieri. Oh, mi avete reso felice come un porcellino. Un attimo, ma io sono un porcellino. Esatto. Sei molto perspicace. Forza! Rido in faccia al pericolo. Ma quanti sono? Devo sopravvivere un minuto intero. Ti sarebbe somaro? Tu, a sta follia animalesca. Forse sono stato un po' duro. Bello, avessi lo Shrek di Super Slam, farei uno scorreggione e li tirerei tutti giù. Ah, non gliene frega un cazzo del biscotto a questi. La prossima volta mi me ne sto accorgendo solo ora. Hai coraggio a ehi, lascia in pace quella pianta, stronzo. Mi mancano solo 10 secondi. Dios. Mamma mia, ci fosse stata una moneta per ogni singolo topo che abbiamo ucciso, avevamo fatto jackpot. Non è tanto gigante. Contento, maialino? Ho già finito il livello? Ah, ok, no. Ho finito il minigioco, in pratica. Mi hanno cacciato via. Quindi fammi un attimo vedere. Scusami. Tra tutto questo, nelle varie missioni, la pianta di fagiolo non c'era neanche. Cioè, in pratica ho fatto una missione per nulla. Potevano togliere magari la missione dei vermini o che ne so. Aspetta, vediamo cosa c'è di inutile. Una qualsiasi di queste missioni per farti, non lo so, fare quella lì della pianta gigante. Invece no. Cioè, non è che abbia ricevuto neanche un premio. Vabbè, andiamo al campo di grano. Che ti devo dire? Aspetta, lì c'è un fagiolo nascosto. L'ho appena visto. Bastardi. Volevate fregarmi. Me ne mancano solo due adesso. Ste galline in giro, secondo me io le devo riportare qua. Non lo so, ma forse mi sbaglio. E voi, fermi, aiuto. Bestiacce lì nel campo di grano. Bestiacce sono le galline. Sentite, quei pollastri stanno divorando l'intero raccolto. Potete darmi una mano? Va bene, sì. Ottimo, ma attenti a non ucciderli. Non voglio fenomeni pollo normali nel mio campo. Ma dai, fenomeni pollo normali. E cosa devo fare? Cacciarle? Ah, volano via. Cioè, sono magiche ste galline. Cioè, devo solo picchiarle, in pratica. Per quanto sia sbagliato farlo. Dove è finita? Ecco fatto, vola via. Non riesco a farla volare. I tuoi pugni mi fanno fare le fusa. Perché tu non voli via? Oh, e finalmente. E siamo a 10 galline, andate via. Qua c'è bisogno di una mucca. Sono un mangiano. Lì ci sono altre zucche cattive. Alla grande, ragazzi! Vai, Ciuchino, pensaci tu. Ecco fatto, vieni mucca. Abbiamo bisogno del tuo aiuto. Chissà se anche questa mucca parla. No, beh, gli animali sono animali in questo film. Solo Ciuchino è un ciuco parlante. Però la mucca usa il mio stesso attacco, quindi che sia una semplice mucca ne dubito. Ma anche sta cesta, secondo me, c'è qualcosa di nascosto dietro. Ci deve essere una lore dietro quella cesta lì. Intanto vediamo sempre se ci sono fagioli magici nascosti in giro. Che siamo a 7 vermi e a 10 fagioli. Quindi una mela è qua nel campo di grano insieme alle...
che tra l'altro grano e carote nello stesso campo. Non me gusta. Dov'è? Ecco qua, 8 vermi. Credo che cerchino di fare un ibrido grano-carota, ma non gli sta uscendo bene. Vieni gatto, che abbiamo bisogno di te qui. Oh sì, si sbriciolano i biscotti! Ed è così che si uccide una zucca cattiva, lanciandogli un gatto contro. Bel lavoro, grazie. Prendi tutti i soldini, che si sa mai che ci possano servire. Vai biscottino. Aspetta, proviamo. Ah, non ho... Ah no, certo che ce li ho. Proviamo ad attirarle. Wow. Solo due sono venute. Cioè, devo sostanzialmente neanche far sì che si sminchino. Devono solo spaventarle a morte, ste galline. Altro coso di mela con verme. Grazie. A parte che io ogni tanto lancio il bastone magico qui di Goku, ma non è che vedo dove sono le galline. Oh, aspetta, qua sopra. Yes, altro vermino prima che si concluda la missione e poi devo rientrare. Biscottino? Ecco, perfetto, non riuscivo a prenderlo. Non vedo dove sono le altre galline. Io sto lanciando il mio bastone magico, ma totalmente a random. Ah, eccola. Scusami, aspetta. Una sta scappando da questo lato. Brava, vai via. Almeno chiudessero la recinzione ogni volta che inizia una nuova sezione qua con le galline. Invece no. Che poi non capisco con che non modo sono dovrei un farle sacco volare via. Cioè, devo colpirle tot volte? Credo che devo fargli tot danno, ma non è che è proprio spiegato nel meglio dei modi, eh. Dov'è? Aspetta. Dove sta scappando? Stupida gallina. Brava, vola via. Per quanto le galline che volano, ricordiamolo. Ok, dovremmo essere a posto. Quello avrebbe potuto scalfirmi. Aspettiamo quest'ultima gallina che se ne va. Dai, frate, vai via. Punto di controllo. Shrek che flexa sulla gente. E ok, anche questo l'abbiamo completato. Ci manca quindi uova strapazzate e il lago nel pagliaio. Qual è di questi uova strapazzate? Io avrei detto che era questa, invece alla no, questa grande! Era in gallina invasione. Dai, dai gatto, però non rimane indietro. Che cosa c'è rimasto, quindi? Ah, è il fienile, giustamente. Lago nel pagliaio. Ehi là, maialino, sono venuto a trovarti. Abbiamo perso il lago preferito di Jill. Stiamo giocando a cerca lago nel pagliaio. No. È davvero complicato. Potete aiutarci? Ah, va bene. Ottimo, Jill potrà cucire una sciarpa per il mio coppino delicato. Coppino delicato. Non dirmi che ha tempo. Allora, è molto probabile che non è a tempo, appunto, questa missione. È semplicemente trova lago nel pagliaio mentre sopravvivi alle ondate di topi. E la scelta migliore è proprio biscottino, perché il suo coso qua, il suo bastoncino di zucchero, va a colpire automaticamente tutto. Quindi non mi preoccupo neanche troppo. Ho visto l'ago. E la madonna, quello non è un ago, quella è un'arma medievale. Santo cielo, quello non era un ago, era una lancia. Fa la carica così a un piede di un gigante, lo ammazza. Ok, con calma. Questa è l'ultima missione. Ma da quel lato era rimasta qualcosa. No, non da questo. Da questo lato era rimasto qualcosa, ovvero questo qui. Come la tiro giù la sega? È probabile che me lo dicano adesso i maialini. Molto probabile. Però spero di... Cioè, spero che sia così. Perché se devo rifare di nuovo tutto il gioco, tutto il livello, solo per queste due missioni, mi irrita. Va bene, dimmi. Ora puoi passare al prossimo livello.
No, aspetta. Aspetta, perché prossimo livello intende proprio effettivamente o quello? No, aspetta. Ci deve essere qualcosa che ho missato qui, per forza. La leva, ecco cosa ho missato. Una leva gigante nascosta dall'erba, però. Quindi sono anche abbastanza giustificato che io non l'abbia vista. Ciuchino, vieni qua. Ma dai. Aspetta, aspetta, aspetta. Via zucche. Sono d'accordo. E niente, non sono riuscito perché c'erano le zucche davanti. Ecco qua. E lì ci sono gli ultimi due fagioloni. Ora, dov'è il coso per ammazzare le api? Eccolo là. E non c'è l'alveare, ottimo. Ora, gattone, vieni qua, che abbiamo bisogno di te. Prima cosa, no. Prima cosa, uovo d'oro. Seconda cosa, fagiolone. Ed è caduto. Altro fagiolone. Ed infine, uovo d'oro numero 1. E vabbè, è caduto. E uovo d'oro numero 2, perfetto. Ora dobbiamo andare a prendere la mucca. Sapevo che qualcosa ancora c'era, perché prossimo livello non intendeva proprio il prossimo livello di questo livello, intendeva proprio il prossimo livello. Vieni mucca, per favore. Perché mi disturbate? Stavo dormendo. Nascosta da delle carote giganti, tra l'altro. Vai mucca, però. Non muoverti, che ti storpio. Ti storpio. Dai, però. Ti tiro le testate. Quando litigano due animali non si parla di violenza, giusto? È solo un litigio fra animali. Vai mucca, ancora poco. Ti manca poco, dai. Ecco fatto. Ed infine, l'ultimo minigioco mancante. Uova strapazzate. Gott in Himmel, piovono uova. Quella Berta non capisce quando è ora di smettere. Forse ho sbagliato a darle il burrito. Mi aiutate a raccogliere le uova da vendere al mercato? Va bene, sì. Das gut, prendetene abbastanza e vi farò una frittata. Va bene. Ok, pensavo si fosse bloccato. E io dove sono? Ah, sono Shrek, ok. Ma scusami, ma c'è un lì? Cioè, c'è un massimo di uova che io devo prendere? Madonna, altro che burrito. Queste hanno una diarrea di uova. Io per un attimo non avevo capito che ero Shrek. Io vedevo tutti e non capivo. Grazie. Vabbè, ho capito però. Scusi, signora gallina, mi dia un attimo il tempo, perché sennò è controproducente sia per me che per lei. 23 uova, dai, penso di essere abbastanza in vantaggio. Di cui ne ho un sacco dorate. Non so se l'ho presa quella. 28, sì, dai, sono in vantaggio. Ma scusami, ero sul pallino. Vabbè, dai, devo esserci totalmente sopra per poterle prendere, allora. Ah, ok, c'è anche il tempo. Non lo vedevo, stavo dicendo. Quanto ne devo prendere ancora? Oh, signora gallina, ho capito. Mi dia un attimo il tempo di spostarmi. Non caghi uova rotta di collo. Vabbè, questa l'ho mancata. Questa l'ho presa. Ho vinto? Con 19 uova rotte, dai. È andata anche abbastanza bene. Quindi? Come uova strapazzate no? Ma scusami, io ci riprovo. Io ci riprovo perché secondo me il gioco intende rompi meno uova possibili. Anzi, forse addirittura il gioco vuole che non ne rompa nessuna. È praticamente implausibile tutto ciò. Vedi, ne spara 3 di fila, come cacchio devo fare a prenderle? Guarda! Soprattutto quelle vicine, sono impossibili da prendere. Ho ottenuto un bel lavoro. Ah, aspetta, forse vuole che faccia tipo una combo senza farle mai cadere.
Yes! Ottenuto! Fanculo! Voleva una combo, tipo di tot uova. Il gioco non voleva che tu prendessi 100 uova. Tu voleva che ne prendessi tipo 5 di fila, forse. Non lo so. Ho solo visto il bel lavoro io, non neanche contestato. Va bene, sì, sono pronto ad andare al prossimo livello. Grazie per aver sistemato la fattoria. Jack ci avrebbe ridotto in salsicce senza di voi. Yeah. Ora consegnate questo alla fata madrina. Sapete una cosa? Me ne sarò indietro a cercare della farina. Motivo di trama per cui adesso se ne va biscotto e riprendiamo Cappuccetto? Va bene. Quindi signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Dio santo. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Guarda che foto è quella! Ciao a tutti!